Buongiorno a tutti, iniziamo. Innanzitutto ringraziamo tutti per aver accettato l'invito, quindi ringraziamo la Presidente Serracchiani, la coordinatrice Alessandra Lardini che ci raggiungerà più tardi perché è impegnata con l'ufficio di presidenza. Ringraziamo la dottoressa Paola Nicastro, direttore generale dell'ANPAL, il dottor Antonio Bernasconi, coordinatore dell'Associazione degli Enti di Formazione Professionale Lombardia, Luca Maneguzzo, qui in veste di segretario RSA FISAC CGL di ANPAL Servizi, il dottor Renato Calzaniga, dirigente scolastico nonché presidente della rete regionale CIPIA, Centri per l'istruzione degli adulti della Lombardia, e anche componente del direttivo della rete nazionale CIPIA. Infine Elio Vicini, coordinatore del Centro per l'impiego di Perugia. Vi rubo proprio 2 minuti e poi daremo corso agli interventi per dire semplicemente che noi abbiamo deciso, a fine di costruire una nostra proposta in materia di riforma delle politiche attive del lavoro, abbiamo scelto la strada, diciamo così, della massima condivisione, dell'acquisizione massima possibile dei contributi di tutti i soggetti che sono coinvolti dal tema. In questo caso la riunione di oggi, l'incontro di oggi è un confronto sostanzialmente con la rappresentanza di molte istituzioni. Abbiamo la rappresentanza appunto della Commissione Lavoro, della Camera, delle Conferenze delle Regioni, dell'ANPAL, dell'Associazione Enti della Formazione Professionale, un'esperienza che deriva da ANPAL Servizi. Abbiamo un'istituzione importante qual è quella rete regionale del CIPIA, e così come l'istituzione, forse la più piccola, ma per questo non la meno importante, l'istituzione qual è quella del Centro per l'impiego, e qui abbiamo il coordinatore del Centro per l'impiego, Elio Vicini. Detto questo, che quindi l'idea nostra è proprio quella di riuscire a confrontarci al massimo, prima di costruire una nostra ipotesi, una nostra visione, diciamo così, di riforma delle politiche attive, e non è un caso che vi abbiamo consegnato un documento che ha in sé, i temi, a nostro giudizio, più rilevanti in materia di politiche attive, sui quali vorremmo davvero portare a casa i vostri importanti contributi, ma è un primo incontro al quale faremo seguire un altro incontro organizzato allo stesso modo, più in casa nostra, con le nostre categorie, con i nostri delegati, e diciamo così, per riuscire a costruire proprio con loro, più dal dentro, più da una visione sindacale il tema, e a seguire ancora la nostra idea, quella di confrontarci anche più da vicino con le regioni e con gli enti accreditati. Quindi questo percorso è per riuscire a costruire un insieme di contributi dal quale poter attingere per ipotizzare noi una soluzione, tra virgolette, di riforma delle politiche attive, una riforma assolutamente necessaria che noi ce la immaginiamo che si vada a qualificare su 3 assi, e poi vi do subito la parola. Una politica attiva sostanzialmente, quale diritto soggettivo per la crescita della persona e il soddisfacimento dei bisogni del lavoro, una politica attiva quale necessario riferimento di qualità del mercato del lavoro per la buona e giusta occupazione, così come titola anche la nostra iniziativa di oggi, e una politica attiva quale investimento per lo sviluppo e rilancio economico del Paese in chiave europea. E non è un caso che nel Recovery Fund elaborato all'inizio di gennaio il tema delle politiche attive del lavoro trovi un importante spazio proprio con la dimensione europea. Io forse l'ho già fatta anche troppo lunga. Detto questo, passerei subito la parola alla Presidente Serracchiani. Vi ricordo che grosso modo avete dei 15 ai 20 minuti a disposizione, e sicuramente li utilizzerete al meglio, e siamo in attesa dei vostri contributi. Prego, Deborah. Grazie, grazie davvero per l'invito. Ho ricevuto anch'io appunto il documento a cui facevi riferimento, e credo che il tema delle politiche attive sia un tema esiziale rispetto alla ripresa del paese. E in questo documento ritrovo peraltro molte delle cose su cui abbiamo lavorato anche
in commissione lavoro e alcune, diciamo, di queste indicazioni hanno preso poi la forma di risoluzioni, proposte di legge o comunque, insomma, di stimolo e sollecitazione ad interventi che sono stati fatti poi anche nell'ultima manovra di bilancio, ad esempio, e che in parte ritroviamo anche negli ultimi decreti che sono all'esame della Camera e del Senato. E io credo che il tema delle politiche attive sia centrale, come debba essere centrale in un paese nel quale le politiche attive non lo sono mai state. Io ricordo sempre i dati della spesa 2019, ante pandemia. Noi spendevamo circa 19 miliardi in politiche passive e poco più di 2 miliardi in politiche attive. Quindi c'è un tema anche, come posso dire, di approccio culturale che il Paese deve affrontare rispetto alla necessità che le politiche attive trascinino il sistema del lavoro e in qualche modo riescano a spingere in alto una modernizzazione del paese che evidentemente ha delle parole d'ordine su cui siamo tutti più o meno d'accordo, ma che non riusciamo ancora a rendere effettive. E vado subito ai punti che sono stati indicati, anche perché sono stati oggetto spesso, anche vedo la segretaria Scacchetti, di confronti che abbiamo fatto non soltanto in alcuni passaggi cruciali, penso alle manovre di bilancio, ma insomma sono state anche il frutto di lavori comuni sui quali anche l'incrocio con le parti sociali e anche con i tecnici. La direttrice generale dell'ANPAL, la dottoressa Nicastro, è impegnatissima su questi temi e spesso è stata appunto utilissima quando anche noi alla Camera abbiamo dovuto in qualche modo confrontarci proprio su queste politiche. Dicevo che vado un po' ai titoli che già sono stati messi in qualche modo in cantiere, su cui si svilupperà anche il piano, il PNRR, che contiene più di 7 miliardi per le politiche attive e che quindi dovranno essere non solo spese bene, ma dovranno da subito puntare agli obiettivi chiari. Dicevo della manovra di bilancio perché lì abbiamo voluto inserire alla Camera alcune indicazioni che fossero già, diciamo così, nella disponibilità anche del piano che ricordavo prima. Ricordo ad esempio il lavoro che è stato fatto anche in precedenza in realtà e che poi è stato arricchito in manovra di bilancio sul fondo per le nuove competenze che sta funzionando molto bene e che credo vada anche migliorato, allargato ad una platea di imprese anche medie, medio piccole, laddove sarà possibile far sì che la formazione diventi oggettivamente uno dei nodi cruciali delle politiche attive del lavoro. E quando dico formazione intendo evidentemente formazione, riqualificazione professionale, formazione continua, cioè tutto quello che attiene alla vita del lavoratore, sia quando viene inserito e accede al mercato del lavoro, sia quando è costretto o comunque sceglie di modificare, diciamo così, le proprie qualifiche professionali. Quindi il Fondo per le nuove competenze, secondo me, è un giusto indirizzo e su quello bisogna continuare ad insistere. Abbiamo inserito poi nella manovra di bilancio due indicazioni a mio parere utili che anche voi ricordate. Uno sono i contratti di espansione che sono stati in qualche modo recuperati e che hanno dato un primo input non soltanto in termini evidentemente di scivolo pensionistico, ma anche di ingresso nell'azienda per fornire quelle nuove competenze professionali che l'azienda può non avere e che può, diciamo così, non riuscire ad ottenere con una tra virgolette, semplice riqualificazione professionale. L'altro strumento, a mio avviso, importante sul quale ANPAL, ma non solo ANPAL, deve fare un grande lavoro è l'assegno di ricollocazione, la riforma dell'assegno di ricollocazione, che in manovra di bilancio ha allargato la platea. Oggi sappiamo che era stato in qualche modo finalizzato solo al reddito di cittadinanza. Oggi ai percettori del reddito di cittadinanza, oggi invece può essere esteso ai disoccupati e ai cassaintegrati. A mio avviso è non solo una platea interessante, ma è uno strumento di flessibilità sana nel ottenere appunto quelle competenze nuove o quella riqualificazione professionale che può essere utile appunto in questi passaggi delicati all'interno del mercato del lavoro. Aggiungo il fondo per le politiche attive, 500 milioni presenti nella manovra di bilancio che si accompagnano a quella che è la cosiddetta garanzia di occupabilità, che è uno strumento
mi permetto di dire, un po' da inventare in qualche modo, no? In quella logica di politiche attive di cui parlavo prima, che vanno tenute insieme alle riforme su cui il ministro Orlando sta già lavorando. Penso alla riforma degli ammortizzatori sociali. Noi alla Camera abbiamo licenziato una risoluzione sostanzialmente all'unanimità che tiene fermi alcuni punti fondamentali. La riforma degli ammortizzatori sociali non può prescindere dalla riforma delle politiche attive. Le due cose vanno tenute insieme e purtroppo anche in passato le abbiamo tenute, tra virgolette, troppo distinte, insomma, cioè non sono riuscite ad avere forme di comunicabilità e comunicazione utili. Dall'altra, e quindi con la riforma degli ammortizzatori sociali, diciamo così, mettere dentro la cassetta degli attrezzi alcuni strumenti che sono necessari, per affrontare le difficoltà, e non saranno poche, che affronteremo appunto nel post-pandemia, che stiamo già affrontando e affronteremo nel post-pandemia. Io credo che dentro le politiche attive, non possa non avere una, collocazione importante, centrale, da protagonista, il tema della formazione, che però non può non essere legato al mondo del sapere, e quindi io credo vada recuperato l'utilizzo ad esempio di strumenti come l'alternanza scuola-lavoro, ovviamente migliorato, ovviamente liberato diciamo di quelle storture che non l'hanno fatto utilizzare pienamente come avremmo potuto e dovuto. Dall'altra parte credo che debbano essere diciamo così resi più forti alcuni strumenti di riordino anche del sistema delle politiche attive, a partire, lo sa la dottoressa Nicastro, ne abbiamo già parlato, anche dal contenitore, insomma, la missione nuova di ANPAL deve essere una missione che accompagna queste politiche attive con forza, che migliora il coordinamento con le regioni, perché poi le politiche attive sono affidate alle regioni, e questo è un altro tema, se volete, di istituzionale, ma non meno importante. Quindi il forte coordinamento che deve esserci tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e le regioni è fondamentale. In questo forte coordinamento devono esserci delle linee di indirizzo chiare, ma anche una flessibilità, tra virgolette, territoriale che permetta di adattare vari strumenti anche alle specificità territoriali, perché il nord è diverso dal sud, il nord-est e il nord-ovest sono diverse, hanno oggettivamente anche segmenti del mercato del lavoro diversi. Guardate solo ai dati legati all'occupazione femminile e giovanile, insomma, ci sono delle differenze anche molto importanti e rilevanti. Perché insisto molto sulla formazione? Perché noi oggi abbiamo perso, durante il 2020, 1.400.000 contratti a termine. Dico li abbiamo persi perché effettivamente tra mancati rinnovi e nuovi contratti che normalmente entravano nel mercato del lavoro, ormai stimiamo che siamo intorno al 1.400.000. La stragrande maggioranza di questi lavoratori sono donne o giovani, perché donne e giovani hanno oggettivamente, diciamo così, la normalità, cito sempre la segretaria Scacchetti, hanno un po' la normalità, diciamo così, nell'accesso e nella, diciamo così, modalità con cui si accede al mercato del lavoro o nella modalità con cui purtroppo nel mercato del lavoro si sta. Ma il dato che mi colpisce è che molte di queste donne, ad esempio, hanno una bassa scolarizzazione. Hanno una bassa scolarizzazione, considerate che più di un terzo non ha la quinta elementare. Quindi questo è un tema, secondo me, su cui va fatto un investimento, diciamo, lo tengo un po' a parte dentro il tema delle politiche attive, perché su questo tema dell'acquisizione delle competenze, dell'acquisizione dei titoli, di una formazione continua che permetta anche un miglioramento delle condizioni di vita e lavorative, credo vada fatto veramente un investimento come non si è mai fatto prima, mettendo insieme i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, determinando, diciamo così, condizioni di accesso al lavoro e di reskilling importanti, rivedendo, lo dico in modo solo per titoli, lo strumento del reddito di cittadinanza, che se ha funzionato come misura di lotta alla povertà, non ha funzionato come misura di politica attiva del lavoro, perché non lo è. E perché le povertà sono tante, non solo legate alla perdita del posto di lavoro, e per come è fatto il reddito di cittadinanza, purtroppo questa distinzione, questo filtro non lo fa. La persona in difficoltà finisce, diciamo così, al centro per l'impiego senza nessun filtro, che invece veniva garantito prima tra terzo settore, servizi sociali, diciamo, politica di prossimità, intendo i comuni. Questo salto logico oggi non riesce a far funzionare questo strumento,
fuori dalla mera, diciamo così, pur importante lotta alla povertà. Finisco su questo perché il tema della povertà è un tema, a mio parere, per chi si occupa di politiche passive e attive del lavoro, fondamentale. Noi oggi registriamo, dopo 4 anni in cui si era riuscita ad abbattere i numeri della povertà assoluta, nel 2020 i dati della povertà assoluta sono quelli di 20 anni fa. 1,2 milioni di famiglie per 5,6 milioni di individui. E in questi 5,6 milioni di individui, molte sono donne, molte sono minori, poveri assoluti. Ecco, leghiamo questi temi, nel senso che la povertà non può prescindere dal tema del lavoro, il lavoro non può prescindere dalla formazione, la formazione non può prescindere da un adeguato intervento in termini di politiche attive. Mi verrebbe da dire, chiudo su questo, che pur nella tragicità del periodo che stiamo vivendo, della drammaticità della formazione, della pandemia e della situazione, noi oggi abbiamo però l'opportunità delle risorse che non abbiamo mai avuto prima. Cioè, noi oggi siamo in grado di fare riforme non più a costo zero, come in passato si è tentato di fare. Purtroppo abbiamo capito che le riforme a costo zero sono pressoché una figura mitologica. Oggi abbiamo la possibilità di fare riforme che davvero intervengano e sciolgano quei nodi che tengono bloccato anche il nostro sistema del lavoro, perché abbiamo le risorse e allora bisogna sfruttarle bene, con l'ambizione di fare ciò che purtroppo per troppo tempo è stato rinviato e che io ho citato soltanto nei titoli per non farvi perdere troppo tempo. Ringrazio ancora davvero per questa occasione, Corrado, ti ringrazio e spero che avremo occasione di vederci presto. Io purtroppo non riesco a partecipare fino alla fine dei lavori perché avrete capito che abbiamo qualche passaggio dedicato alla Camera e devo essere un po' presente. Grazie. Grazie Deborah per l'importante contributo. Allora, la dottoressa Nardini ci ha chiesto di farla slittare dopo l'intervento di Paola, quindi darei la parola al direttore generale Paola Nicastro di ANPAL. Vai Paola. Buongiorno a tutti, grazie Corrado e grazie a Tania per l'invito, per aver organizzato anche questa giornata di confronto che è molto, davvero molto importante, interessante, a partire ovviamente dal documento che ci avete inviato, ma già dal primo intervento dell'onorevole Serracchiani, della presidente Serracchiani, che ha diciamo dato degli spunti di particolare interesse, soprattutto per ANPAL, che in questo momento è un attore principale nell'attuazione di queste politiche. Io ho letto anche con molta attenzione il vostro documento ovviamente ricco di spunti, di proposte e di considerazioni da sviluppare, e molte delle quali sono in linea con, evidentemente, perfettamente in linea con la strategia europea, la strategia del pilastro europeo, perché è fondamentale che nell'ambito di questa occasione di risorse straordinarie che abbiamo a disposizione per effettuare le nostre riforme, le stesse debbano tenere evidentemente in considerazione i principi chiave che sono indicati nella strategia europea del pilastro. E quindi partirei proprio mi piace ricordare il principio cardine di mettere le persone al centro per combattere le disuguaglianze, per garantire pari opportunità, condizioni di lavoro migliori per tutti e una formazione, un diritto alla formazione evidentemente che rende le persone sempre più forti per una società più inclusiva e per un mercato del lavoro evidentemente più inclusivo. E lo sforzo, quindi il nostro sforzo deve essere quello di costruire delle politiche, di attuare delle politiche che non lascino indietro nessuno. Noi ci troviamo in un momento in cui la situazione è particolarmente grave
grave evidentemente, e questa gravità di crisi sanitaria si è abbattuta come uno tsunami nel mercato del lavoro, nella situazione occupazionale. Una situazione occupazionale che, come ben sappiamo, nel nostro paese partiva anche da un grado, diciamo, di disagio particolare, soprattutto per alcuni target, i giovani piuttosto che le donne, e ovviamente questa crisi così devastante non ha fatto altro che aggravare la situazione, ma sicuramente questo investimento enorme in ammortizzatori sociali ovviamente ha aiutato, è stato necessario, assolutamente necessario per mantenere i livelli occupazionali, ma non ci dimentichiamo che noi ci portiamo dietro una platea di soggetti che molti già disoccupati, molti soggetti inattivi, e questa situazione di particolare gravità non ha fatto altro anche che allontanare sempre di più quelle persone dal mercato del lavoro e scoraggiare anche in termini psicologici quella fascia molto numerosa dei cosiddetti inattivi che diciamo sono po' delusi, completamente delusi, abbandonati, e quasi gettano la spugna smettono anche di attivarsi per cercare un posto di lavoro. Ecco, quindi io credo che dobbiamo quindi lavorare sulle persone con percorsi di accompagnamento sempre più mirati e personalizzati per garantire una riqualificazione, un upskilling, un reskilling delle competenze dei lavoratori, ma anche per garantire l'accesso a quelle persone che sono escluse dal mercato del lavoro, e in questa dinamica evidentemente guardare a quella che è la domanda delle imprese, perché dobbiamo anche cercare di limitare, di ridurre quel mismatch che comunque è sempre abbastanza significativo. Quindi in questa direzione credo che lo strumento dell'ADR sia uno strumento assolutamente utile, purché venga, diciamo, costruito in una maniera da poter, facendo tesoro dell'esperienza passata, da poter semplificare i processi, poter intervenire in maniera tempestiva, aggiungere l'elemento della formazione professionale, rispetto al quale, come avete potuto vedere, il ministro Orlando ha già attivato, si è attivato per inserire una norma ad hoc che possa garantire l'aggiunta dell'elemento della formazione professionale nell'ambito del percorso dell'ADR, e quindi effettuare sempre di più dei percorsi su misura rispetto a queste situazioni. Sicuramente in questa direzione sta andando il Fondo Nuove Competenze, che ha avuto e sta avendo una risposta davvero molto significativa, e siamo felici di aver preso atto che, nonostante le nostre, diciamo, diffidenze un po' iniziali rispetto alla possibilità per le piccole imprese e le medie imprese di accedere al fondo, di partecipare, abbiamo visto dai dati che invece sono numerosissime anche le microimprese che hanno partecipato al fondo, che hanno fatto domanda, che hanno avuto la possibilità di ammettere a formazione, di portare a formazione i loro dipendenti. Ad oggi sono circa 150.000 i lavoratori complessivi che stanno utilizzando i percorsi del Fondo Nuove Competenze, di percorsi di formazione, per circa 14 milioni di ore di formazione. Ecco, credo che questa sia un'occasione davvero importante, che ha dato dimostrazione da parte delle imprese e delle organizzazioni sindacali di aver svolto questo ruolo con grande competenza, grande senso di responsabilità, perché le proposte progettuali che sono pervenute sono davvero di grande qualità e individuano effettivamente quelli che sono i fabbisogni di competenze delle imprese e il gap di competenze dei lavoratori da rivedere. Quindi in questo
Davvero è stato fatto un ottimo lavoro e quindi in questi termini possiamo sicuramente affermare che lo strumento del Fondo Nuove Competenze è uno strumento che agisce in prevenzione. In prevenzione quelli che saranno, che sarà un momento davvero ancora più difficile quando verrà meno il divieto dei licenziamenti, perché immaginiamo che le imprese che hanno investito direttamente sulla formazione dei loro dipendenti avranno tutto l'interesse a mantenere quel capitale umano specificamente formato e riqualificato per i loro nuovi fabbisogni. È sicuramente fondamentale l'integrazione e il coordinamento con tutte le parti, con tutti gli stakeholder, quindi a partire dalle regioni, evidentemente che sono l'attore principale nell'attuazione delle politiche attive, ma le parti sociali, le imprese, i soggetti privati erogatori dei servizi per il lavoro. Ecco, credo che sia un momento in cui tutte le forze debbano, tutti gli attori, fermo restando il rispetto dei ruoli istituzionali di ciascuno, la governance pubblica quando lavoriamo e utilizziamo risorse pubbliche, ma credo che la chiamata a raccolta di tutte le forze in questo momento sia essenziale e fondamentale per l'attuazione dei processi e dei percorsi che sono davvero importanti e significativi. E peraltro non dimentichiamo che c'è un elemento fondamentale che è quello della tempestività degli interventi. Tempestività degli interventi che quindi richiede una semplificazione dei processi, delle procedure, e in questo diciamo me lo dico direttamente come agenzia nazionale che appunto come veniva richiamato ha il coordinamento della rete, e in questo stiamo facendo davvero un grande lavoro, un grande sforzo anche nella predisposizione, nella proposta del nuovo ADR previsto dalla legge finanziaria, che come ricordava l'onorevole la Presidente Serracchiani, potrà essere destinato ad altri, a un altro target di lavoratori, quindi percettori di NASPI, di cassa integrazione e per cessazione e non solo più i percettori di reddito di cittadinanza, che sono un target, particolarmente fragile, particolarmente debole, quindi hanno bisogno di un maggiore accompagnamento. Sono, persone distanti dal mercato del lavoro, da moltissimo tempo, da moltissimi anni, quindi una riqualificazione, un inserimento lavorativo di queste persone è davvero molto impegnativo per gli attori del mercato. E quindi in questo ovviamente continuare nel rafforzamento dei centri per l'impiego. Sapete che c'è questo piano di rafforzamento che ha stanziato delle risorse economiche davvero molto significative per gli investimenti dei centri per l'impiego, per l'assunzione del personale, e quindi speriamo che adesso si possano, diciamo, completare le operazioni avviate dalle regioni che hanno risentito evidentemente dei rallentamenti a causa della pandemia, così come tutte le altre nostre attività. Ma tornando alla tempestività, quindi e alla semplificazione delle procedure, le risorse che ci vengono messe a disposizione non sono risorse che possono lì giacere per tanto tempo, come spesso è successo nelle precedenti programmazioni. Quindi le prime risorse che dovranno essere utilizzate, quelle del React-EU, hanno una scadenza limitata al 2023, quindi dovranno essere programmati, disegnati e attuati gli interventi in tempi davvero molto celeri. Sicuramente perché serve agire tempestivamente per le azioni, per il mercato del lavoro, per le persone, per le imprese, ma anche perché c'è un elemento di tempi stretti proprio dettati dall'utilizzo di queste risorse. Richiamo quindi brevemente quello l'accenno che faceva la Presidente Serracchiani al programma GOL sulla garanzia occupabilità dei lavoratori, sia un programma da disegnare. Ecco, io credo che dobbiamo anche lì, così come nell'ADR, essere molto
attenti da quello che abbiamo imparato nelle esperienze pregresse e se immaginiamo di disegnare la garanzia occupabilità dei lavoratori sul modello di garanzia giovani, dobbiamo fare tesoro di quello che sono stati sicuramente un modello che ha funzionato molto molto bene, un esempio particolarissimo di governance multilivello, ma dobbiamo stare molto attenti a evitare quelli che poi sono state le disomogeneità di attuazione a livello territoriale, la disomogeneità di e quindi in questo non saremmo dobbiamo cercare di evitare che persone che si trovino in un territorio del nostro paese abbiano possibilità di accedere tempestivamente alle opportunità che vengono date, mentre in altri territori magari queste opportunità sono più lente ad arrivare, quindi si sconta un livello di disomogeneità che in questo momento che rischierebbe anche di diseguaglianza che in questo momento forse dobbiamo tutti insieme combattere, cercare di prevenire. Io vi ringrazio ancora per l'occasione e mi fermerei qui. Grazie. Grazie Paola per il contributo, ci ha raggiunto la dottoressa Nardini, ben arrivata Alessandra, quindi toccherebbe a te, ti abbiamo fatto shiftare dopo Paola Nicastro e ti darei la parola. Grazie. Alessandra, devi attivarti il microfono. Quindi la spiego. Alessandra? Non c'è l'assistenza, Paola. Sì, c'è l'assistenza. No. Alessandra, devi attivarti il microfono. Alessandra, mi senti? Non sente. Anzi. Mi rendevano impossibile arrivare prima. Dite? Riesci ad alzare un po' il volume, Alessandra? Alzarlo Attivo il microfono. un po'.
impegni precedenti perfetto. Mi rendevano impossibile essere qua prima. Sì, grazie per questo tema così importante, anche grazie. Rispetto nel dibattito che si è aperto anche all'interno della nona commissione della conferenza delle regioni e nel confronto che abbiamo di nuovo ripreso con il nuovo ministro al lavoro Andrea Orlando. Io ho il massimo del volume. Perché adesso lei sente quello che tu gli hai detto prima. Deve provare a cliccare sull'icona quella con... agli strumenti di protezione del reddito delle persone per mitigare gli effetti della crisi drammatica che stiamo vivendo e per favorire ovviamente la ripresa dal punto di vista sociale. La prima questione che ovviamente ci troviamo ad affrontare insieme al lavoro che sta portando avanti, al confronto con le parti sociali che sta portando avanti il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, è quella della riforma degli ammortizzatori sociali. Come Regione abbiamo chiesto di poter essere parte attiva di questo confronto perché sappiamo bene quanto i due percorsi debbano andare di pari passo. In particolar modo questi ammortizzatori sono stati sicuramente una risposta importante al blocco delle attività, la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, la cassa in deroga, quindi su questo ovviamente si è fatto un ricorso massiccio sia a livello nazionale che a livello regionale. L'obiettivo primario è stata quindi la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante le cosiddette politiche passive, ma questo, la crisi, il momento che stiamo vivendo, è anche un'occasione importante per la verifica della tenuta del nostro sistema di ammortizzatori sociali e per anche un loro possibile ripensamento nell'ottica di far sì che ogni lavoratrice e ogni lavoratore, indipendentemente dal contratto e dal settore di appartenenza, possa avere a disposizione uno strumento di sostegno al reddito per le fasi di crisi. La crisi di questi mesi ha costituito anche un banco di prova per le politiche attive territoriali, quindi una sfida per le amministrazioni regionali, che sono state chiamate anche in maniera repentina, improvvisa, a doversi un po' reinventare con tempestività anche rispetto a nuove modalità organizzative dei servizi, sviluppando nuove forme per l'erogazione delle politiche attive, ovviamente anche a distanza, come impone la situazione che stiamo affrontando. Sfida vinta, a nostro avviso, anche grazie ovviamente alle nuove tecnologie. Quindi siamo riusciti da questo punto di vista a proseguire gli interventi formativi e le attività progetturali, cercando di ridurre il minimo possibile l'impatto delle misure di sospensione e di restrizione nei confronti soprattutto delle categorie più fragili. Quindi effetti negativi da gestire, definizione di una nuova conformazione, scenari evolutivi futuri. Io credo che questi siano davvero i temi su cui hanno dovuto e si dovranno continuare a confrontare le nostre regioni. E io credo che sia necessario ribadire con forza, e lo stiamo facendo, la primaria centralità delle politiche attive del lavoro e anche della formazione, in un rapporto che deve vedere questi due temi sempre andare di pari passo in maniera sinergica. Questo è un tema, a nostro avviso, assolutamente indispensabile per l'effettivo rilancio del nostro Paese. Oggi più che mai, più che in altre stagioni, le politiche attive infatti svolgono quel ruolo di cerniera per sostenere le lavoratrici, i lavoratori nelle trasformazioni professionali, quindi operando sul versante dell'aggiornamento delle loro competenze professionali per evitare la fuoriuscita dal mercato del lavoro, ma anche della offrono un'opportunità importante anche sul piano della moltiplicazione delle opportunità e del reinserimento occupazionale, anche quando ci troviamo ovviamente di fronte a crisi aziendali. Noi sappiamo bene che il rischio che stiamo correndo è quello che la crisi che il nostro Paese sta attraversando vada ad acuire quelle disuguaglianze, ad ampliare disuguaglianze che non scopriamo
purtroppo ahimè noi con la pandemia, ma che la pandemia rischia di acuire in maniera ancora più drammatica e più evidente. E questo avviene soprattutto nei confronti delle categorie più vulnerabili di lavoratrici e lavoratori, quindi i giovani, le donne, i lavoratori autonomi con forme contrattuali più precari, lavoratori e lavoratrici con basso salario, con scarsa qualificazione, i lavoratori colpiti dalla crisi delle attività produttive. Ecco, io credo che questi siano davvero i target che hanno visto peggiorare la loro condizione, la loro debolezza della propria situazione professionale con questa pandemia. E sappiamo bene, purtroppo, che le donne in particolare hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto in termini di perdita dell'occupazione. Io credo che sia emblematico il dato che viene riportato anche dalle statistiche più recenti, dove si denuncia che il 98% delle cessazioni dei rapporti di lavoro registrate nel mese di dicembre del 2020 riguardino proprio il lavoro femminile. Ecco, io credo che la sfida che abbiamo di fronte, anche provando a sfruttare e a intercettare al meglio le risorse che ci arriveranno dall'Europa, sia quello di far fare al nostro paese un salto in avanti nella lotta ai divari, alle disuguaglianze che già persistevano e che oggi rischiano drammaticamente di vedersi ancora aumentare, a partire proprio dal divario di genere in tutti gli ambiti, in questo caso a maggior ragione in ambito lavorativo. Sappiamo che le donne sono quelle più colpite perché sono coloro che hanno ad esempio contratti più precari, che fanno ricorso in misura maggiore al part-time, che hanno sicuramente un percorso anche lavorativo più altalenante, anche ai noi rispetto al fatto che sulle donne grava ancora un rapporto squilibrato rispetto al peso di cura sia per l'infanzia ma anche per la non autosufficienza e per i portatori di disabilità. Ecco, io credo che da questo punto di vista invece oggi si debba assolutamente cogliere questa occasione, chiamiamola così, per fare un passo in avanti da questo fronte. Quindi sappiamo bene che l'impatto della crisi è stato differenziato sulle diverse categorie di persone e quindi dobbiamo mettere in campo tutte le leve, anche dal punto di vista formativo, occupazionale, di sostegno finanziario, per far sì che si vada a costruire davvero un nuovo mercato del lavoro che sia più equo e più resiliente, basato anche su un nuovo patto di collaborazione interistituzionale e sociale, su una più stretta integrazione, a mio avviso, tra i soggetti pubblici e i soggetti privati che operano nel mercato del lavoro. Da questo punto di vista io credo che le amministrazioni regionali possano portare il loro contributo, possano far valere le competenze che in questi anni, in questi mesi si sono maturate, quindi capitalizzare quelle buone pratiche anche facendo appunto sinergia. Ecco, da questo punto di vista io credo che una riflessione compiuta, noi la stiamo facendo anche in un confronto sull'assegno di ricollocazione, che è stato sicuramente uno strumento importante che vogliamo andare ulteriormente a migliorare proprio alla luce di queste nuove anche misure che vengono previste e la sua nuova rimodulazione. Noi abbiamo, in un confronto con l'allora ministra Catalfo, adesso riproposto anche al nuovo ministro del lavoro Andrea Orlando, elaborato come regioni una sorta di piano straordinario in materia di lavoro e di formazione, di politiche attive, perché crediamo davvero che sia il momento assolutamente per rilanciare questo tema e sappiamo, rivendichiamo un po', la dico così, anche ovviamente la competenza delle regioni e quindi abbiamo chiesto che da questo punto di vista sia definita una governance chiara, una governance efficace che veda le politiche attive strettamente collegate sul territorio, proprio perché stando sul territorio sappiamo anche le necessità, i bisogni, i punti di forza ma anche le criticità che riscontriamo sui singoli territori regionali, quindi non solo per un fatto di competenza, ma anche e soprattutto per vocazione intrinseca a provare a migliorare la loro funzionalità, ad essere ancora più aderenti alle esigenze dei nostri territori. Noi crediamo che il modello da replicare sia quello consolidato di garanzia, il programma Garanzia Giovani, ovviamente andando a superare anche le criticità che magari in alcuni territori in quel modello si erano riscontrate, ma crediamo che sia necessario, nell'ambito ovviamente di una cornice nazionale, anche una gestione regionale degli interventi, proprio come dicevo prima, in coerenza con le caratteristiche e con i bisogni del mercato territoriale del lavoro.
Il piano straordinario, quindi, che abbiamo pensato si colloca nell'ambito degli stanziamenti disponibili anche della legge di bilancio e nel contesto più ampio delle politiche di resilienza che i paesi europei sono chiamati a sostenere, ad adottare per sostenere in modo sicuramente proattivo la fuoriuscita dalla crisi nei vari settori e nei vari ambiti. Quindi abbiamo necessità assolutamente di recuperare un approccio di carattere strutturale, a nostro avviso, per far sì che le misure delle politiche attive siano sicuramente potenziate, razionalizzate, ma anche mettendo a regime quelle che sono le priorità degli interventi e degli strumenti che abbiamo oggi a disposizione. Da questo punto di vista, noi crediamo che per far tutto ciò sia assolutamente necessario, prioritario, portare a compimento il percorso di potenziamento professionale con le nuove assunzioni, ma anche infrastrutturale e digitale, perché abbiamo visto quanto questo sia un tema fondamentale, l'abbiamo appunto visto purtroppo durante questa pandemia, rispetto ai servizi per l'impiego, ai nostri centri per l'impiego. Come diceva la direttrice Nicastro, ci sono stati anche degli inevitabili rallentamenti a causa dell'emergenza Covid, ma da questo punto di vista noi crediamo che sia necessario ridare nuovo impulso a questo piano di potenziamento, percorso di rafforzamento dei centri per l'impiego, andando anche a rimuovere quegli ostacoli finanziari e procedurali che lo stanno rallentando, proprio perché dobbiamo mettere i servizi pubblici nella condizione migliore per poter affrontare le nuove e difficili sfide che l'emergenza occupazionale sta ponendo di fronte a noi, anche continuando a sperimentare, a rafforzare quelle nuove modalità di accesso e operatività dei servizi per l'impiego che ci hanno consentito anche in questa fase, a distanza ad esempio, di riuscire a raggiungere sicuramente un bacino significativo di utenza che da questo punto di vista noi vogliamo assolutamente riuscire anche a superare quel gap digitale, che quelle forme di divario digitale che esistono, e quindi assolutamente con i nuovi strumenti tecnologici l'obiettivo è anche quello di andare a superare le difficoltà di accesso che alcune persone, soprattutto le persone più vulnerabili, invece riscontrano. E quindi dobbiamo accompagnarli e assicurarci che riescano a poter accedere a questi servizi fondamentali. Io credo anche che sia assolutamente importante, l'abbiamo scritto anche nel nostro documento, una riflessione, una sorta di verifica rispetto al reddito di cittadinanza, rispetto a alcuni profili attuativi del funzionamento del reddito di cittadinanza. Da questo punto di vista io credo sia necessaria una verifica delle caratteristiche dei percettori raggiunti, una verifica sull'aderenza degli interventi di politica attiva offerta in conformità a questo strumento rispetto al reale fabbisogno poi dei destinatari di questa misura. Questo anche appunto al fine di una possibile revisione. Noi sappiamo che è stata recentemente istituita una nuova commissione proprio per valutare tutto questo, e crediamo che sia assolutamente necessario proprio per andare a rimodulare quello strumento, che ne salvaguardi ovviamente la valenza rispetto al contrasto di situazioni di nuove povertà, di disagio economico, in questo è stato fondamentale, ma al tempo stesso anche nel suo ruolo di avvicinare al mercato del lavoro il destinatario attraverso proprio le politiche attive. Noi abbiamo appunto, come dicevo, anche aperto un confronto, nei prossimi giorni ci incontreremo di nuovo con il Ministro del Lavoro Orlando rispetto all'assegno di ricollocazione e alla proposta da lui avanzata dal Ministero, quindi di rafforzare e completare il raggio di azione di questo strumento, di questa misura, andando anche ad affiancare un voucher formativo. Da questo punto di vista noi abbiamo espresso apprezzamento per questa proposta, ma abbiamo anche chiesto con molta forza che si arrivi ad un'intesa forte in conferenza Stato-Regioni, perché in merito proprio alla portata del decreto attuativo che disciplinerà i voucher formativi, noi chiediamo che l'intesa sia un'intesa forte che veda un netto protagonismo delle regioni. Questo, come dicevo prima, non solo rispetto al sottolineare una nostra competenza dal punto di vista della formazione, ma proprio anche per far sì che ci sia davvero una corretta ed efficace integrazione di questo strumento con le altre politiche attive che a livello territoriale, a livello regionale, vengono messe in campo.
Da questo punto di vista, noi, come dicevo, abbiamo anche auspicato, e lo dico anche vista l'esperienza della regione da cui provengo, della regione toscana, che ci sia sempre di più una maggior integrazione tra politiche passive e politiche passive. Perché da questo punto di vista si deve camminare su due binari, perché sappiamo che questo è il modo migliore per farci trovare pronti e quindi anche andare appunto a questa riforma degli ammortizzatori sociali, provando a sfruttare questo periodo in cui esiste ancora il blocco, persiste ancora il blocco dei licenziamenti, ma quando questo blocco non ci sarà più, noi dobbiamo farci trovare pronti, sia con questa riforma degli ammortizzatori sociali, ma anche avendo ridato un forte impulso alle politiche attive, che devono fare assolutamente, a nostro avviso, un salto di qualità. Crediamo che uno strumento assolutamente positivo sia stato il Fondo Nuove Competenze, perché si è dimostrato uno strumento utile a gestire in maniera anche innovativa la necessità dell'impresa in termini di nuove e maggiori competenze. Crediamo anche che sia, rispetto a questo strumento, necessario definire in maniera più puntuale anche qua la governance, proprio per andare a un miglior coordinamento dei vari soggetti coinvolti, in modo da poter dare maggiore efficacia ai percorsi di apprendimento e dei progetti formativi. Noi crediamo anche, e lo dico appunto dall'esperienza della mia regione, vado a chiudere, che sia necessario andare a rafforzare quella sinergia positiva che esiste tra pubblico e privato. Oggi assolutamente abbiamo necessità di realizzare politiche attive del lavoro su larga scala e quindi è assolutamente fondamentale far sì che il rapporto, ad esempio, tra la collaborazione, tra le realtà, tra gli operatori pubblici e gli operatori privati del mercato del lavoro sia non più una sorta di sovrapposizione, di competizione fra questi soggetti, ma anzi si lavori sempre di più in una logica di complementarietà, in modo appunto da riuscire a garantire a tutte e a tutti una universalità e anche una miglior qualità delle prestazioni rispetto anche alle diverse tipologie di utenza. Quindi un nuovo rapporto tra pubblico e privato come una sorta di cooperazione attiva, con l'obiettivo comune di erogare servizi in quantità e in qualità migliore rispetto a tutti i beneficiari dei programmi di politica attiva. Io credo che questo debba essere il senso e l'impegno del nostro lavoro. Per far questo, ovviamente, è fondamentale anche stretto rapporto con il livello centrale e ci stiamo adoperando come regioni, devo dire, con grande forza e grande determinazione, sapendo bene che oggi riusciremo a superare questa fase di difficoltà solo ridando un ruolo centrale alle politiche attive, e mi sembra che, diciamo, anche in questa fase questo sia riconosciuto anche appunto dal governo, dalle parole del presidente Draghi. Alessandra, per il contributo. Allora, se Antonio ha risolto i problemi di collegamento, possiamo dare la parola a Bernasconi. Antonio, ci sei? Vediamo se è collegato Antonio. Antonio, io non lo vedo collegato, sono Marco. Recuperarlo, diamo la parola a Luca Meneguzzo. Dai, Luca. Bene. Cosa è successo?
Sono in Lombardia e temo che le considerazioni che in qualche modo vi rappresenterò riflettano in qualche modo il mio punto di osservazione, che è quello del territorio in cui opero, che come vedete, come in altri contesti, è ben collegato col sistema di infrastruttura e quindi ogni tanto ci butta fuori e non ci permette di continuare. Il contesto, il momento in cui viviamo anche qui, certamente in Lombardia, ma credo in gran parte del nostro paese, rispetto alle azioni politiche attive, sono fortemente critici, voglio dire, anche da noi e sicuramente in tutto il paese. È certamente vero, voglio dire, sono vere alcune delle osservazioni che ho ripreso, che ho letto nel vostro documento, che sono pochi gli addetti, sono deboli le capacità e il potenziale di risposta delle strutture oggi delegate. Non sono soddisfatti i fruitori, voglio dire, i cittadini che si rivolgono ai servizi attivi, e non sono soddisfatte neppure le aziende, forse non sempre a ragione, che dichiarano di non trovare spesso risposta alle loro richieste. Noi sappiamo che è sopravvissuto il titolo quinto che nonostante tutti, voglio dire, nonostante tutto continua a lasciare dei gravi problemi di incoerenza tra regione e regione. La funzione di indirizzo legata al Ministro del Lavoro troppo spesso incontra oggettive difficoltà e non raggiunge i risultati previsti per questa situazione di differenze in qualche maniera eccessive. Le novità che oggi ci riguardano, che leggiamo e che ci interessano e che io mi auguro diventino decisive sono quelle nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui io per esempio, anche senza conoscerlo fino in fondo, ho avuto modo di apprezzare in occasione delle indicazioni che Colau ha presentato o ha rappresentato all'audizione in Parlamento, i 4-5 punti che ha richiamato e che mi sono annotato, che sono l'ammodernamento delle infrastrutture su tutto il territorio, proprio tutto, dico io, gli investimenti sulle bande larghe, l'interoperabilità, la cittadinanza digitale, e soprattutto il fatto di non voler lasciare indietro nessuno. Da dove partiamo, peraltro? Credo non sia indifferente rispetto a qualsiasi azione, a qualsiasi progetto. Sempre Colau qualche giorno fa ci diceva che il 60% delle famiglie non dispone di internet né di connessione veloce. Non sono dati, voglio dire, che ci fanno onore, esattamente come non ci fa onore il fatto che il 42% degli italiani tra i 16 e i 74 anni, almeno così dice, non posseggono competenze digitali appropriate. La cosa ancora peggiore è che le nuove generazioni, quelle dei ragazzi, 4 su 10 ragazzi che sono in DAD, non hanno connessioni veloci e non hanno, dico io, soprattutto strumenti adeguati per poter realizzare questa forma di relazione nuova, diversa rispetto alle abitudini che avevamo. Io, come sapete, mi occupo di formazione professionale e di servizi al lavoro. Io e i miei collaboratori ci stiamo da tempo, voglio dire, confrontando con quelli che sono i bisogni, ma facciamo molta fatica, tra l'altro, a tenere separati questi due aspetti. Io credo che la formazione professionale sia certamente, lo è per me, per ragioni che credo non debbo rappresentarvi, uno strumento assai utile per perseguire alcuni degli obiettivi del piano di nazionale di ripresa, ma anche, voglio dire, per ripensare a come le politiche attive si inseriscono in un contesto che è più grande, voglio dire, che quello degli obiettivi generali di una ripresa di un paese. Nel nostro paese ci sono però limiti, inappropriatezze date dalla carenza di un disegno unico o almeno confrontabile rispetto a tutte le regioni. È stato ripreso in più passaggi dal direttore di ANPAL, ma non solo, è stato ripreso dall'onorevole Serracchiani. Però un dato oggettivo rispetto al quale ci dobbiamo muovere e che non è stato risolto dalle buone intenzione, dai buoni propositi, perché continuo a vedere che ci sono troppe differenze. Io volevo rappresentarvi il fatto che, per esempio, in Lombardia il 17% dei ragazzi, una volta terminato il triennio di scuola media inferiore, sceglie, voglio dire, la formazione professionale. E la formazione professionale vuol dire in Lombardia un numero di accessi che ogni anno conta dai 16 ai 18 mila giovani, e che porta questi ragazzi nell'arco di un triennio una qualifica, nell'arco di un quadriennio un diploma.
poco meno del 20% di questi ragazzi frequentano il terzo e quarto anno, arrivando alla qualifica attraverso quale modalità? La modalità dell'apprendistato. Apprendistato in qualifica o in diploma. Io credo che siano, voglio dire, attraverso queste piccole cose, questi piccoli dati, questi piccoli risultati, degli elementi che non possono star fuori da politiche concrete rispetto al quale misurarci. La tipicità della formazione professionale, voi sapete, è quella di approcciarsi all'imparare dal fare, è quella del pensiero all'opera, è quella di un'esperienza lavorativa che si salda con quella dell'esperienza scolastica. E voglio dire, è quella di includere i ragazzi che rifiutano l'impianto di una scuola che è quella caratteristica del nostro modello italiano. Di qui è nata la nostra convinzione, che credo non solo nostra, che ci fossero occasioni per sostenere una sorta di cooperazione attenta, continua, produttiva tra il mondo del mondo aziendale e quello della formazione. Da noi l'alternanza, che abitualmente chiamiamo in modo diverso, chiamiamo tirocinio formativo, che avevamo chiamato stage negli anni 90 quando abbiamo iniziato, occupano più del 40% delle ore di formazione annuale. Nei primi anni i laboratori abituano in qualche modo i ragazzi a familiarizzare con i processi che incontreranno, e questo dato, voglio dire, è diffuso e ci stiamo interrogando su quell'altro serve, peraltro, perché fino a qui siamo arrivati. Io credo che serva parlare di due altre cose, due titoli, magari che dovrebbero essere sviluppati in maniera più efficace, che sono la necessità che nessuno sia indietro rispetto agli apprendimenti di tipo digitale. Sto dicendo nessuno per una ragione molto banale, voglio dire, che non riguarda solo i giovani, riguarda anche gli adulti. Io ho provato in questi giorni a interrogarmi sul fatto che ci sia molta inappropriatezza rispetto alla funzionalità dei sistemi attraverso i quali vengono chiamate le persone per i vaccini che sono indispensabili per affrontare la pandemia che abbiamo. Una parte importante è che le nostre persone non conoscono in maniera puntuale una modalità di approcciarsi con quelli che sono gli strumenti delle nuove relazioni, delle nuove comunicazioni. Quindi questo fatto non può riguardare solo alcuni, deve riguardare non solo i lavoratori, deve riguardare tutto la popolazione, tutti i cittadini italiani. Evidentemente i ragazzi faranno meno fatica, però è necessario che succeda con i tempi che sono rapidi, perché non possiamo permettere. Ma c'è un altro aspetto che io credo sia altrettanto importante e che in qualche modo vorrei accennare almeno come titolo. Nel nostro sistema, se non riscopriamo, una volta che siamo costretti a vederci attraverso queste modalità, interrompere i nostri il modo con cui ci confrontiamo, è quello di riscoprire o ritrovare la potenzialità che il lavorare insieme, il cooperare, il mettere insieme le proprie conoscenze, le proprie capacità, sia uno dei pochi modi per affrontare non solo una vita di relazione diversa da quella che stiamo, ahimè, intraprendendo, ma anche quella di rispondere a un processo, a un sistema di produzione che è inevitabile che passi attraverso dei tempi diversi dal mettere insieme le competenze e le capacità delle persone. Io mi sono interrogato un anno fa, credo tutti noi ci siamo trovati in questo disastro, abbiamo utilizzato anche degli slogan di disperanza, no? Perché questo era. Pensavamo anche, voglio dire, ci credevo poco al fatto che di lì a poco tempo, di lì a un anno, avremmo potuto usufruire dei vaccini. Oggi i vaccini ci sono, magari insufficienti per la distribuzione di cui anelliamo, però sono numerosi e sono il frutto non tanto e non solo, credo, di una capacità straordinaria, di qualche genialità, ma sono il frutto della capacità di lavorare insieme di alcune equip, di alcuni scienziati che hanno messo a bersaglio un obiettivo ben preciso. Questa operazione qui è evidente, ma è evidente anche nei processi lavorativi di ogni giorno, nei servizi che vengono realizzati, che questo aspetto di competenza, perché è una competenza, quella del riuscire a lavorare insieme, assorbire, assommare le proprie capacità, diventa uno strumento che deve essere messo a bersaglio anche rispetto al modo con cui ci interfacciamo con tutte le persone e con tutti i lavoratori. Noi, tra l'altro, un altro aspetto ancora, e poi mi fermo,
che è quello di capire che le logiche di progettualità e di pensiero di come costruire un bene, un servizio, non sono quelle che avevano abituato me tanti anni fa ad approcciarmi a questo mondo. Oggi, per esempio, nei nostri centri, nei miei centri in Lombardia, è diffusa la presenza di quelli che sono i Fab Lab, voglio dire, sono dei laboratori digitali all'interno del quale ci sono quattro strumenti base, voglio dire, ma neanche particolarmente costosi, che consentono, attraverso processi diversi da quelli che conoscevamo, di realizzare dei beni, dei prodotti. Non è tanto realizzare l'orologio piuttosto che un contenitore per scatolette o per altro, ma è l'idea che nasce diversamente la modalità di progettare. E quindi queste cose devono diventare oggetto, anche questo, di quelle che poi saranno la formazione rispetto all'insegnamento, a capire che il mondo sta andando in una direzione diversa, e sono, credo, una delle risposte concrete, magari un po' banali rispetto a come ho sentito oggi rappresentare le esigenze delle politiche attive, ma rispetto alla quale chi è sul terreno, chi è, voglio dire, in territorio, si trova i bisogni delle persone davanti, credo che sia concretezza rispetto al quale qualche riflessione è opportuna. Vi chiedo scusa di tutto il tempo che ho fatto perdere in attesa di quello che, voglio dire, è successo. Peraltro, ripeto, è normale che sia così. Succede tutti i giorni quando cerchiamo di contattare i nostri ragazzi e quando, ahimè, loro stanno perdendo un pezzo importante della relazione che è indispensabile per guardare anche avanti, per guardare al domani, per testimoniare una serie di modi di essere, di poter agire. Grazie Corrado, grazie a tutti voi, scusate. Antonio, Luca ci ha risolto i suoi problemi, toccherebbe a te. Luca, attiva il microfono, per favore. Ok. L'ho attivato. Vedete le slide? Oh my God. Cazzo. Vediamo Luca. Ti vedete? Sì. Ok, bene. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Io cercherò di essere veloce perché vedo che i tempi insomma sono un po' stretti. Io volevo solo fare un discorso sugli snodi e le piste. Quali sono gli snodi e le piste di lavoro per noi? Noi siamo operativi, Ampal Servizi, una comunità di lavoratrici, lavoratori che da tantissimi anni si occupano di politiche del lavoro, politiche attive del lavoro. Abbiamo un know-how costituito. È stata fondata nel 96 e prima veniva dalla GEPI e si occupava delle persone in mobilità, quindi insomma abbiamo tutta una storia che ci accompagna ed è una storia importante. Quali sono i punti da cui partiamo, i paradigmi? Credo i LEP, il potenziamento dei centri per l'impiego, il potenziamento del sistema di istruzione e formazione. Come? Niente. La mia presentazione non vuole procedere. Ecco qua, come? Ragionando sull'esigibilità dei LEP, sulla condizionalità e sull'elemento formativo come livello essenziale delle prestazioni. E l'esigibilità dei LEP è fondamentale, è l'esigibilità di un diritto, di un diritto civile e sociale di tutti i cittadini della Repubblica. E su questo bisogna ancora lavorare molto, perché l'accessibilità a questi diritti esigibili e gli standard di qualità
effettivamente non sono assolutamente performanti in questo momento. Il paese, in tutto il paese l'esigibilità di questi diritti non è garantita. La questione della condizionalità, anche qui noi in questo paese abbiamo sempre ragionato in una condizionalità che era vessatoria, quasi come se lo Stato ragionasse con il cittadino dal rapporto da adulto verso il bambino, mentre la condizionalità dovrebbe essere positiva. La condizionalità è legata al fatto che io sono una condizione, il sistema mi prende in carico e con il sistema co-costruisco un percorso che ha dei risultati e dei risultati o dei punti di approdo che sono effettivamente premianti. Faccio un esempio. Il percorso di formazione, la condizionalità può essere la qualifica, può essere la fine del percorso, non certo tutte le cose su cui fino adesso abbiamo ragionato. Ma questo punto presuppone un cambio di mentalità, un cambio di cultura e probabilmente anche un cambio degli aspetti normativi. E poi il ragionamento sulla formazione rispetto all'epoca come formazione esigibile. Deve essere una formazione mirata a competenze spendibili e deve essere anche una formazione che ha a che fare anche con gli elementi di sviluppo del sistema paese, quindi negli interventi che sentivo in precedenza, certo i mercati del lavoro sono diversi, ma credo che le sfide che ci aspettano, soprattutto con il piano nazionale che sta venendo avanti, tutta la partita della digitalizzazione, tutta la partita dell'economia verde, tutte queste cose riguardano il paese e quindi devono avere sicuramente una vista nazionale. Poi c'è la questione dei centri per l'impiego. Quali sono le sfide? Ancora oggi, dal 150, che definisce che il centro per l'impiego sia un livello essenziale delle prestazioni, cioè la struttura, il contenitore è un livello essenziale delle prestazioni, ma in questo momento, ancora in molte parti del paese, questa cosa non è riconoscibile, non è performante, non ha gli strumenti di cui la norma l'ha dotato. Mancano molte strutture e su questo c'è ancora molto, molto da fare. È chiaro, vanno potenziati in termini di risorse umane. Questo è un processo che è partito, ma sappiamo che dobbiamo arrivare a 11.600 e siamo ancora molto lontani da quel numero, no? I concorsi, l'immissione delle persone nel sistema pubblico dei servizi per l'impiego ha subito dei rallentamenti che in alcuni casi è vero, abbiamo avuto un anno di pandemia, cioè senza dubbio, ma questa cosa è urgente, urgentissima e va spinta in avanti. E poi bisogna ragionare su modelli di lavoro che devono essere e quindi di intervento flessibili. Cambiano le cose, bisogna lavorare sugli specialismi, bisogna saper percorrere dove c'è il problema, tanto più in una fase come questa, dove appunto a valle della crisi pandemica e di quello che succederà con il fatto che verrà tolto il divieto di licenziamento sostanzialmente, cioè dovremmo rendere quel sistema capace di modalità di lavoro flessibili e puntuali verso i cittadini. L'altro pilastro su cui intervenire è logicamente il potenziamento del sistema di istruzione e formazione, no? Le scuole e i CFP devono diventare il luogo di sviluppo e valorizzazione delle competenze professionali di cittadinanza. Solo quello dovrebbero essere quello. E su questo abbiamo molto, molto da fare. Soprattutto dovremmo pensare molto all'educazione degli adulti, che deve essere fatta sicuramente in percorsi modulari e in modelli di integrazione anche tra lavoro e formazione. E vi do solo dei dati dell'Istat, tanto perché ci rendiamo conto di come sono messe le cose, sono dei dati del 2020. Le persone tra i 25 e i 64 anni che non hanno un diploma EQF 3 e 4 in Italia sono il 38%. Le persone tra i 15 e i 64 anni che non hanno la licenza media sono il 33%. Abbiamo 561.000 giovani, ci dice l'Istat,
che hanno abbandonato il percorso di formazione e di istruzione, e di questi 561.000 il tasso di occupazione è il 35%, quindi significa che su 100 occupati di quel target, 35 trovano un lavoro. E perché? È anche un lavoro povero, pur come dicono gli inglesi, no? Un lavoro dove non sono robusti. Bene, il potenziamento di questo sistema è fondante, è fondamentale per questo, per gli adulti, è fondamentale per mettere in moto tutti i percorsi di alternanza scuola-lavoro, il sistema duale, ed è fondamentale perché è l'ambiente dove si costruisce l'identità professionale e dove si apprendono i rudimenti delle informazioni e gli rudimenti di orientamento che ti permettono poi di muoverti nel mercato del lavoro. Perfetto, scusatemi un attimo, sono andato. Quindi, quali sono gli snodi di sistema? Sono semplicemente questi: lavorare sui LEP, sul potenziamento dei CP e sul potenziamento del sistema di istruzione. Ma c'è un problema di governance e nel nostro paese è sistematico che ad ogni elemento di innovazione si aprono delle querelle che hanno dell'incredibile. La governance vuol dire efficacia, e l'efficacia come si traduce? Si traduce in chiarezza di ruoli. La governance vuol dire semplificazione, quindi significa che i vari soggetti della rete, e penso alla rete pubblica, penso al Ministero, all'ANPAL, a noi di ANPAL Servizi che siamo la parte implementativa, le regioni e tutti gli altri soggetti, devono lavorare in complementarietà e non in sovrapposizione e non duplicare assolutamente gli interventi. E poi è fondamentale, come elemento di governance, il coordinamento delle reti territoriali affinché appunto la comunicazione sia diffusa, rapida e puntuale e non lasci adito a disinformazioni anche volute, che sono dei rallentamenti fortissimi del sistema e sono anche modalità per dispendere energie e anche soldi. Bene, allora le fondamenta abbiamo, e a me sembra che il percorso che il nostro paese ha iniziato da tantissimo tempo fa, ma che insomma in questo momento ci sono gli elementi, no? Il decreto legislativo 150 è una realtà, il decreto legislativo 150, gli articoli 11, 18, 20, 21, 23 ci dice quali sono i livelli essenziali delle prestazioni. Il potenziamento dei CP è una realtà. Lo Stato e le regioni si sono accordate su questa modalità, i soldi sono stati resi disponibili e le operazioni sono ancora un po' rallentate. Va potenziato il sistema di formazione e tutto questo va fatto in un sistema di governance. Bene, queste cose ci sono, però manca un elemento catalizzatore. Il catalizzatore in chimica è quella sostanza che in qualche modo velocizza tutte le altre reazioni chimiche, rimanendo lei però inalterata, solida, però velocizza, le aumenta. E qual è questa reazione? Secondo il nostro ragionare, insomma, è la riforma degli ammortizzatori sociali, è il catalizzatore che dovrebbe permettere di velocizzare tutte le altre reazioni e di mettere in moto un sistema che permetta alla governance multilivello, ai pilastri dove si inserisce la governance multilivello, di velocizzare tutta una serie di necessità che il paese ha. E quali sono queste necessità? Sono queste piste di lavoro sostanzialmente, no? E sono continuare il forte lavoro sul reinserimento lavorativo e sociale dei cittadini che si trovano in una determinata condizione di disoccupazione, di inoccupazione, di esclusione sociale, di povertà. Significa saper affrontare in maniera razionale, coerente e veloce le crisi aziendali. Significa di costruire un sistema di servizi alle imprese
efficace anche per tenere in piedi gli altri sistemi. Significa lavorare moltissimo sulla formazione degli adulti, significa certificare le competenze non formali e informali, perché significa che su quello tanta parte può avere per i percorsi di anche modulari di formazione degli adulti. Significa lavorare sull'orientamento educativo nelle centrali formative e nelle scuole, esattamente perché in quel modo lì noi riusciamo a costruire, riusciamo a trasferire i rudimenti dell'orientamento e tutte le informazioni che permetteranno sostanzialmente ai cittadini giovani di essere capacitati nel sistema e di costruirsi un percorso lavorativo professionale. Questo appunto trasferendo soprattutto in quei sistemi le competenze chiave di cittadinanza. Bene, l'operazione dovrebbe essere questa, una catalisi omogenea. La riforma degli ammortizzatori sociali, che è il catalizzatore, mette insieme e obbliga paradigmi, sistema di governance a multilivello, le piste di lavoro che sono già state tracciate, su cui lavoriamo da molto, a mettersi insieme e a rendere una cataclisi omogenea. Questo dovrebbe essere, noi pensiamo, io e i miei colleghi, i miei compagni che lavoriamo in Ampal Servizi, il motore che dovrebbe fare uno scatto in avanti al paese e al sistema. Il nostro ruolo qual è? Il nostro ruolo è il supporto al sistema nella governance. E cos'è? È implementare chiaramente i LEP e soprattutto i LEP specialistici e primo tra tutti il LEP nazionale, e cioè l'assegno di ricollocazione, cioè una misura che è pensata dallo Stato per un cittadino. Quello è esigibile e non ci possono essere fraintendimenti su questo. Non ci possono essere fraintendimenti. A noi nella prassi operativa ci sono capitate cose incredibili nella gestione ad esempio dell'ADR per i lavoratori in cassa integrazione. Non è possibile che si dica che siccome non funziona il sistema informativo tu hai la lesione di un diritto, in quel caso ha anche pezzi di diritto che hanno a che fare con delle provvidenze economiche. Non è possibile, è fondamentale che su questo lavoriamo e lavoriamo molto. Vanno affiancati gli operatori dei sistemi, stiamo parlando degli operatori pubblici ma anche di quelli privati, gli operatori del sistema della formazione, per far sì che quella catalisi di cui parlavo prima si attui e si metta in moto. E poi è fondamentale lavorare sul potenziamento dei centri per l'impiego. Va accompagnato il sistema, i sistemi locali, al processo di potenziamento, al fatto di garantire, ma non più in maniera minima, almeno in maniera media, i livelli essenziali delle prestazioni. Bisogna lavorare molto sulla formazione degli operatori. Prima la Presidente Serracchiani parlava di GOL, della garanzia occupabilità dei disoccupati. Bene, su quello io credo che bisognerà fare molto. I dispositivi normativi hanno messo a disposizione del sistema l'orientamento specialistico, il bilancio di competenze, tutta una serie di cose che sono fondamentali per gli esseri umani che sono in una determinata condizione. Ma noi abbiamo dei problemi, abbiamo gli strumenti, ma non abbiamo chi sa usare quegli strumenti. Abbiamo l'ambulatorio medico, ma non abbiamo gli infermieri o i medici pronti a fare questa cosa. Quindi è fondamentale che questo paese nei prossimi 2 anni lavori moltissimo sulla formazione specialistica degli operatori dei centri per l'impiego e lo faccia anche in maniera innovativa, utilizzando metodologie innovative 70-20-10, facendo l'Erasmus degli operatori dei centri per l'impiego, devono andare a lavorare in Germania, in Francia, in Inghilterra, sono fuori dall'Unione Europea, proveremo in Spagna, nei posti dove queste cose sono già avanzate. Quindi bisogna lavorare su questo. E poi l'altra partita fondamentale è ragionare sulle task force operative per le crisi aziendali, perché lì è necessario agire tempestivamente con professionalità. Il potenziamento del sistema di istruzione, come vi ho detto,
Come vi ho detto, passa per l'orientamento educativo, per gli strumenti per la transizione e soprattutto il supporto degli adulti, perché i numeri che vi ho detto prima, insomma, non sono numeri banali. Per concludere, se, ecco qua, scusate, per concludere ci sono quattro criteri guida che ci siamo appuntati. E quali sono? Va precisato il ruolo nel sistema. Ampar Servizi ha un ruolo. Qual è quel ruolo? Va precisato. Va sempre l'azione, dobbiamo agire in complementarietà rispetto agli altri attori del sistema di governance, dal Ministero, Ampar, le Regioni. Siamo complementari, completiamo delle parti. Va massimizzata l'operatività nell'implementazione delle riforme. E questo posso dire che l'organizzazione a cui appartengo è un'organizzazione che ha proprio nel DNA la capacità implementativa delle riforme. Poi vanno valorizzate e sviluppate le competenze degli operatori di Ampar Servizi. Il Parlamento le ha valorizzate perché ha stabilito che i precari storici di Ampar Servizi andavano stabilizzati. Adesso questa cosa deve diventare veramente valore per il Paese e deve supportare il sistema a fare questo salto di qualità, e dovrà supportare il sistema in questo salto di qualità, che è legato sicuramente alla riforma degli ammortizzatori e alle sfide che domani mattina. Grazie. Ok, scondividiamo. Luca. Ecco, scondividi perché sennò poi perfetto. Allora, io ringrazio Renato Cazzaniga, che so che non è in perfetta salute, come mi ha anticipato stamattina, che ha un po' di linea di febbre legato al vaccino che si è fatto, quindi ringrazio tantissimo per essere rimasto ancora qui con noi. Caro dirigente, io ti darei la parola. Devi attivarti il microfono. Io non ho specificato che non c'è alcun contributo di fondo. Ho scritto. Sì, adesso ti posso dire. Alza un po' il volume. La discussione è semplice, ma non è il libro. Ah, la discussione. Un attimo se lo sentiamo. Mi sentite? Sei ancora un po' basso, se poi un po' più di più è meglio. Importante di confronto sulle politiche attive per il lavoro e sul ruolo dell'istruzione degli adulti e soprattutto quindi sul ruolo della scuola pubblica all'interno di questo contesto, cosa che non è sempre data così per scontata. Noi d'altra parte viviamo in un paese nel quale l'istruzione degli adulti rimane purtroppo un oggetto un po' sconosciuto. Io qui ho messo un'immagine di un bel film di Tom Hanks nel quale, a seguito di un processo di ristrutturazione, è costretto a ritornare sui banchi di scuola. Ecco, questa cosa che gli adulti ritornino sui banchi di scuola, questa cosa dell'apprendimento permanente, è una cosa che fatica purtroppo a entrare nella mente degli italiani. Quando io dico di essere un preside di un CPA, non è mai immediato, no? La comprensione, dice, ma esiste davvero una scuola che si riferisce agli adulti, no? Non soltanto i ragazzi. In Italia è rimasta questa cosa per cui sono i ragazzi che devono andare a scuola e non gli adulti. Quindi senz'altro da fare un gran passo avanti di educare la società all'importanza dell'istruzione degli adulti, e da questo punto di vista è davvero tanto il lavoro che bisogna fare. D'altra parte sappiamo che i dati che l'OCSE, che tutti ci rimandano sempre,
è quella della fotografia di un paese che sì, è scolarizzato, ma che poi facilmente ritorna nell'alfabetismo funzionale, e nel quale più di 13 milioni di adulti hanno competenze di basso livello. Chiaramente questo poi ha una sua incidenza, no, sul fatto di rimettersi in gioco nel momento in cui uno, a causa dei processi di ristrutturazione, si ritrova fuori dal mondo del lavoro e quindi non è più nemmeno abituato, no, a una dimensione di apprendimento. E poi ovviamente ha anche un'incidenza rispetto a tutte quelle competenze di cittadinanza che riteniamo fondamentali per esercitare una cittadinanza attiva nel nostro paese. E adesso stiamo inaugurando questo piano nazionale di ripresa e resilienza, credo che sia un'occasione molto importante. Io adesso, nelle poche parole che dirò, cercherò di definire un po' dei problemi, delle questioni aperte, perché credo che dobbiamo avere consapevolezza delle criticità. D'altra parte, le politiche attive per il lavoro, soprattutto le politiche di istruzione degli adulti, in Italia in questo momento sono un po' i primi vagiti, ecco, e quindi è necessario senz'altro lavorare molto in questa direzione, una direzione che deve essere di rete, perché come hanno detto tanti altri relatori che mi hanno preceduto prima, di cose a volte magari se ne fanno anche tante, ma tendono un po' a sovrapporsi e a non avere logica, e quindi in questo piano ci sono diversi soggetti che hanno una funzione. La funzione che è individuata per il CPA è quella di essere un punto di riferimento per il sistema permanente per lo sviluppo delle competenze degli adulti in un contesto di life learning. E qui ci sta dentro quello che diceva all'inizio Corrado nella sua introduzione, cioè il fatto che la formazione è un diritto soggettivo, quindi è qualcosa di oggettivamente molto, ma molto importante. Quei dati OCSE che ci ributtano questa fotografia del nostro paese, nella quale tanti adulti sono in una situazione di analfabetismo funzionale, è un quadro che noi non possiamo accettare, perché è un quadro che limita le competenze di cittadinanza dei nostri concittadini. La legge 92, la legge Fornero, da questo punto di vista dava un ruolo importante ai CPA come soggetto pubblico di riferimento per le reti territoriali per l'apprendimento permanente. E io credo che questa cosa della rete territoriale per l'apprendimento permanente, e cioè questo richiamo che è stato fatto sulla necessità che tanti interventi non si disperdano, ma lavorino in sinergia sui territori, e quindi della governance pubblica della rete, sia un elemento assolutamente centrale. Quindi, se noi vogliamo promuovere delle politiche attive per il lavoro, questo rapporto tra formazione, istruzione e lavoro diventa un elemento importantissimo. Ecco, chiaramente le persone che sono estromesse dai processi produttivi, che si devono reinserire, non ricercano percorsi di istruzione lunghi in prima battuta, però noi dovremmo essere in grado di presentare loro dei percorsi flessibili tali da poterli agganciare alle politiche di formazione e istruzione, poterli agganciare, potergli dare delle risposte immediate e poterli man mano fargli venire man mano appetito che è mangiando, no? E quindi l'idea è che nel momento in cui noi riusciamo ad agganciare queste persone in percorsi di istruzione e a superare la mentalità che la scuola è qualcosa che si riferisca esclusivamente alle giovani generazioni, a quel punto noi riusciamo a portarle man mano al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi e quindi anche di qualifiche e di istruzioni importanti. I CPA sono adesso nelle condizioni di svolgere questo ruolo? Io credo di sì, però a condizione che si faccia, lo dico molto chiaramente, un investimento significativo.
Adesso noi abbiamo 130 CPA a livello nazionale, e questi 130 CPA fanno un lavoro molto importante. È stato assolutamente significativo il fatto che 6 anni fa il sistema EDA abbia raggiunto l'autonomia scolastica. Questo ha fatto sì che davvero c'è stata un'esplosione di iniziative, di attività rivolte al mondo degli adulti, però ci sono dei limiti che io volevo adesso andare a indicare velocemente, perché credo che bisogna, la politica, questi limiti li debba affrontare se vogliamo davvero dare centralità all'istruzione permanente. Il primo limite riguarda il rapporto tra istruzione, formazione e lavoro. La problematicità che i CPA in questo momento hanno è che, per come le cose nascono molto spesso in Italia, che per non scontentare nessuno si fanno delle cose sempre un po' ibride, sempre un po' strane, e quindi quella che era l'idea iniziale di un percorso unitario di istruzione degli adulti era stata accantonata. Noi adesso abbiamo 130 CPA, però in questo momento purtroppo si occupano soprattutto di stranieri. Io non dico purtroppo, perché penso che non si debbano occupare degli stranieri, perché l'istruzione è un elemento fondamentale di integrazione, però chiaramente confrontando con gli altri sistemi europei questo è senz'altro un dato di debolezza del nostro sistema di istruzione degli adulti. Non è possibile che per il 95% si rivolga esclusivamente agli stranieri. Deve potersi occupare di tutti gli italiani, di tutti gli adulti sul nostro territorio che hanno necessità di istruzione e di formazione. E per far questo è necessario che quindi si metta mano al DPR 263. Io spero che la politica questa cosa l'abbia ben presente e che vada a realizzarlo, perché non possiamo andare a proporre soltanto percorsi lunghi di istruzione, dobbiamo essere anche in grado di proporre percorsi flessibili legati alle garanzie delle competenze. Prima che mi ha preceduto parlava per esempio delle competenze informatiche, l'inglese, sono competenze di cittadinanza di base che sono inevitabilmente connesse dell'occupabilità. Di organico e di diffusione dell'offerta formativa. Ma è così da tutto. Non è possibile che un'istituzione pubblica scolastica abbia soltanto il 5% delle sedi proprie. Quindi, dal punto di vista, è necessario un grande investimento. Se non l'hai mai cambiato, ce l'hai, sì. Ma tanto lì non ti arriva per mail, la metti tu. Senta, davvero? C'è qualcuno che ha il microfono aperto, chiedo scusa, ma non si sente più. Ti chiedo scusa, Renato, fermati un secondo. Ecco, adesso dovrebbero essere chiusi i microfoni, Renato, puoi riprendere. Grazie. La questione delle sedi, però, è una questione importante. Prima si parlava dell'istruzione femminile, spesso le donne, soprattutto straniere, hanno necessità di venire a scuola al mattino, noi non possiamo sempre soltanto subentrare alle scuole diurne con le nostre attività. La tipologia di chi frequenta l'istruzione degli adulti non è più una tipologia del lavoratore che dopo aver fatto 10-12 ore di lavoro viene sui banchi di scuola. Spesso sono persone inoccupate, disoccupate, sono persone che hanno responsabilità di accudimento, e quindi è assolutamente importante che il sistema dell'istruzione degli adulti possegga sede propri, e quindi è fondamentale lanciare un piano di edilizio, anche di edilizia scolastica, in modo da dotare del minimo necessario una scuola che ha bisogno per poter funzionare. Gli organici, che non devono essere più residuali rispetto agli altri ordini di scuola, oggi vengono dati nella misura in cui le altre ordini di scuola sono stati soddisfatti. Se noi riteniamo che è una priorità italiana, della società italiana, quella di investire sull'istruzione degli adulti, dobbiamo fare in modo che l'organico ci sia, perché
Vedete, noi, lei spesso lavoriamo, facciamo tante cose sempre sulla base della dimensione di progetti europei, di finanziamenti, no? Legati a una dimensione di progetti a scadenza e a termine, ma questo non mette nelle condizioni di poter programmare adeguatamente. Spesso ci si trova a trovare partner della rete territoriali ad accedere, ad avere contemporaneamente in un determinato periodo finanziamenti anche cospicui, importanti, ma che sono a scadenza e che non consentono di impostare un lavoro di programmazione efficace. Quindi l'importanza per l'istruzione degli adulti è che la scuola di frontiera diventi una scuola normale. E bisogna educare davvero la politica a questa necessità. Faccio vedere semplicemente un dato. 130 CPA vuol dire che c'è un rapporto di un CPA ogni 500.000 abitanti in Lombardia. Addirittura a Milano c'è un CPA solo a livello metropolitano per 1.400.000 persone. È chiaro che la politica deve prevedere un investimento, no? Se vogliamo ottenere dei risultati importanti. E poi l'ultima cosa è l'unitarietà del sistema di istruzione. Ecco, purtroppo i serali sono rimasti ancorati nelle scuole superiori, questo ha fatto sì che non hanno vissuto il momento dell'autonomia che ha portato davvero una grande vitalità, e spesso non applicano nemmeno bene l'ordinamento dell'istruzione degli adulti e tendono a replicare di fatto la situazione normale. C'è tutta la questione che prima è stata citata del riconoscimento dei crediti, che per un adulto rispetto a una dimensione di flessibilità è una cosa fondamentale, cioè noi non possiamo trattare l'adulto come se fosse un ragazzino che è sui banchi di scuola. Dobbiamo trovare una modalità per questo riconoscimento dei crediti formali e non formali, effettivamente farli contare e farli valere nei percorsi di istruzione. E quindi abbiamo assolutamente bisogno di ricostruire l'unitarietà del sistema dell'istruzione degli adulti. Per far questo, un primo passo sarebbe quello di riconoscere ai CPA di poter diventare istituti omnicomprensivi, in modo che in quella logica di trascinamento, di agganciare le persone, di riportarle sui banchi di scuola, il nostro obiettivo è che dall'alfabetizzazione passino attraverso la scuola media, passino attraverso corsi professionalizzanti e arrivino a prendere delle qualifiche. E quindi dobbiamo ricostruire questo sistema unitario. Oggi le persone nell'arco della propria vita si trovano a assistere a cambiamenti tecnologici del mondo della produzione che un tempo avrebbero interessato più generazioni, e poi c'è un dato anche demografico importante, per cui di fatto purtroppo a causa del decrescere della natalità ci sono sempre anche meno scuole diurne. Da questo punto di vista può essere possibile un importante investimento nell'educazione e nell'istruzione degli adulti, e non necessariamente deve essere visto in competizione con le scuole diurne. E quindi, per riassumere brevemente quello che ho detto, è necessario immaginare per l'istruzione degli adulti istruzioni e percorsi flessibili, dare sedi e organici per uscire dalla contingenza, dalla precarietà, e dare un orizzonte di programmazione alle attività formative, prevedere una capillarità, una diffusione territoriale importante, e da questo punto di vista prevedere lo strumento del riconoscere i CPA come istituti omnicomprensivi. Dare questa centralità ai centri di provinciale istruzione per adulti di fatto significa riconoscere l'importanza nella rete territoriale, che è molto nutrita. In Lombardia noi abbiamo la fortuna davvero di essere in una società nella quale ci sono davvero tantissimi soggetti che si occupano di istruzione degli adulti, no? Dal terzo settore ai CFP. Però noi crediamo anche che ci sia l'importanza di avere un soggetto pubblico, no, forte, capace e dotato di dare prospettiva alle politiche attive per il lavoro, nel quale la formazione ovviamente ha una sua centralità assolutamente importante.
E da questo punto di vista, quindi, io ringrazio ancora CGL, ringrazio Corrado di questo invito, perché credo che oltre alla società, oltre a noi stessi, da questo punto di vista c'è bisogno anche di educare la politica italiana all'istruzione degli adulti e alla sua importanza, cosa che in questo momento non possiamo purtroppo dare come dato scontato, già assodato. Grazie. A te Renato, andiamo a Elio Piccini, coordinatore del centro per l'impiego di Perugia, quindi da vicino al centro per l'impiego. Vai Elio. Grazie. Interrompi la condivisione schermo, scusate. Come devo fare per interromperla? Basta cliccare sullo schermino. Allora, mi sentite? Benissimo, vai! Ok, grazie per l'invito. Grazie perché mi dà l'opportunità di portare il punto di vista del mio centro per l'impiego, di quello che noi facciamo insieme ai colleghi tutti i giorni, ovvero riceviamo disoccupati e occupati. Non sentiamo più. Elio, scusaci, ma non arriva la voce. Dicevo, noi ci troviamo, a parte come CP, noi abbiamo tutti in questi anni erogato e eroghiamo politiche attive. Come dicevo, dobbiamo continuamente rispondere a quello che ci chiedono le persone che si rivolgono a noi, ovvero troverò lavoro al termine di questa politica attiva. Tema molto difficile, sappiamo tutti che le politiche attive non c'è un'equazione immediata, politica attiva a posto di lavoro, ma è chiaramente una possibilità, un aumento di quella che è l'occupabilità del lavoratore attraverso degli strumenti. Abbiamo avuto in questi anni anche delle buone prassi di politica attive, ma quello che è molto importante, come diceva anche Meneguzzo, dei LEP a livello nazionale, anche per i servizi specialistici che poi devono essere tradotti in standard di servizio a livello regionale, perché queste politiche attive abbiano efficacia su tutto il territorio nazionale, perché siano politiche attive anche tracciabili ovunque si facciano, in qualsiasi regione,
In questa però è fondamentale, in questo sistema, il tema che è stato più volte richiamato, quello dei CP, del rafforzamento dei centri per l'impiego, della valorizzazione delle competenze che già sono dentro i centri per l'impiego, ma anche del potenziamento sul quale si sconta un notevole ritardo. Una governance di questo sistema senza un centro per l'impiego, a mio parere, rafforzato, è una governance zoppa, credo, e questo è fondamentale, e deve essere una governance in cui il pubblico abbia un ruolo centrale nel sistema, altrimenti rischiamo di trasformare tutto questo in un far west, in una caccia al disoccupato, portatore di incentivi, e è solo questo che viene fuori. Questo è completamente sbagliato. Un altro tema è quello che queste politiche attive siano comunque sempre a disposizione della persona disoccupata o disoccupata, del lavoratore occupato in cerca di nuovo lavoro. Quando si perde il lavoro e poi non si attiva immediatamente un percorso di politica attiva, di orientamento e quant'altro, si crea un danno al lavoratore, perché più sta lontano dal lavoro, più sta lontano da una ricerca, più poi ricollocarlo nel mercato del lavoro. Penso soprattutto a un tema che spesso col quale ci affrontiamo, le donne che causa impegni familiari e quant'altro stanno fuori dal mercato del lavoro e poi vogliono rientrare nel mercato del lavoro, si trovano in enorme difficoltà. Lì c'è tutto da ricostruire, delle competenze, e che appunto la distanza dal mercato del lavoro rende molto più difficile. È importante questo, soprattutto questo direi. Noi, ripeto, tutti i giorni ci confrontiamo con i disoccupati, questo è un periodo molto difficile, abbiamo sviluppato anche noi tutti degli strumenti online, no? Che sono molto positivi, però in questo scontiamo anche una arretratezza da parte di molte persone nell'accedere a questi strumenti, e qui è importante anche, oltre che aumentare queste competenze che direi che sono trasversali, anche la rete nel territorio per supportare le persone nel sviluppare queste competenze digitali che sono sempre, credo, molto importanti e sempre più necessarie in questo mondo, anche al termine del Covid, di questa pandemia, quando si spera torneremo alla vita normale, questo è un mondo che va sicuramente in questa direzione e le persone devono essere formate in tal senso. Io credo, il mio intervento era molto breve, questa è un po' la nostra situazione, ripeto, è fondamentale, su questo insisto molto, rafforzare i centri per l'impiego, altrimenti, ripeto, si crea un mercato distorto, secondo me. Grazie. Elio, grazie anche a te. Diciamo, mi do la parola per insomma ringraziarvi e concludere questo nostro, diciamo, questa nostra giornata di approfondimento. Vorrei davvero ringraziare tutti i relatori, lo vorrei fare in maniera non retorica. Noi abbiamo scelto, diciamo così, di provare ad allargare ai soggetti che poi, diciamo così, materialmente si occupano, sono decisori sulle politiche attive, di provare ad allargare questa nostra riflessione oggi ed assumere alcuni contributi per poi ragionare dentro la nostra organizzazione con il nostro coordinamento del mercato del lavoro per arrivare a strutturare anche una proposta un po' più compiuta. E quindi io mi limiterò diciamo così a fare alcune sottolineature e a proporre alcune riflessioni, proprio perché i vostri contributi credo dovranno essere oggetto di una riflessione
collettiva, ecco, della nostra organizzazione. La prima cosa che mi viene da sottolineare, dopo avere ascoltato con molto interesse ed aver anche condiviso molti dei contenuti e delle affermazioni fatte, diciamo, condivido un rischio, ecco, io la vedo così. Cioè la complessità del sistema delle politiche attive, i tanti soggetti che sono, diciamo così, chiamati a partecipare, a coordinare, a costruire le politiche, necessiterebbero di un governo, diciamo così, anche di un governo forte. Noi l'abbiamo indicato in un'espressione, un governo pubblico, unitario e nazionale, che naturalmente sappia coniugare, diciamo così, questa unitarietà di interventi e questo governo nazionale con la necessità che le politiche attive siano politiche anche molto di prossimità territoriale, cioè che sappiano rispondere alle caratteristiche, alle diversità, non solo delle condizioni del sistema produttivo, ma anche alle condizioni, diciamo così, demografiche e caratteristiche territoriali. Il sistema delle politiche attive è un sistema molto frammentato, con troppi centri decisionali. Questo è un punto che forse merita attenzione, perché noi rischiamo, diciamo così, di occuparci di un tema del quale, voglio dire, noi ci dobbiamo occupare e sul quale siamo molto sensibili, cioè destinare maggiori risorse al sistema delle politiche attive, ma lo dovremmo fare attraverso un governo in grado di valutarne anche, cioè non governo inteso come istituzione, intendo, cioè in grado di accompagnare queste risorse con una misurazione della reale efficacia, utilità e capacità delle politiche attive di rispondere alla grande sfida alle quali sono oggettivamente chiamate. E questa complessità, lo dico così, credo si scontri un po' con la retorica della polverina magica delle politiche attive. Ecco, io non sono diciamo una appassionata dell'alternatività fra politiche passive e politiche attive. Credo che la complementarità e la costruzione di un sistema, diciamo così, in cui le politiche attive e quelle passive possano parlarsi, possano costruire percorsi comuni, sia l'unica strada effettivamente percorribile. Però credo anche che, a maggior ragione in una condizione come quella che si presenterà al Paese nei prossimi mesi, noi non ce la caviamo solo con la retorica, diciamo così, dell'investimento delle politiche attive. Dobbiamo assumere la complessità della situazione, dobbiamo anche sapere che gli altissimi numeri che impatteranno sul sistema delle politiche attive difficilmente si coniugano con un'idea invece che io condivido moltissimo, l'ha richiamata, mi pare, la direttrice Nicastro, l'hanno richiamata molti interlocutori, cioè quella di un sistema che dovrebbe avere la capacità di una presa in carico personalizzata dei soggetti e di un accompagnamento e di un supporto dei soggetti e delle diverse condizioni dei soggetti dentro un sistema che deve rafforzare in primo luogo la loro capacità di occupabilità, il sapersi muovere in modo autonomo nel mercato del lavoro, nel rafforzamento delle competenze e dei livelli di istruzione che li rendono più forti nel luogo di lavoro, e quindi non si deve occupare solo del tema dell'incrocio della domanda e dell'offerta. È uno dei temi che si proporrà all'attenzione pubblica, io credo, è proprio questo rischio di distanza, cioè noi avremo e abbiamo già milioni di persone che dovrebbero, diciamo così,
uscire dall'inattività, uscire dal lavoro sommerso, uscire dalla incapacità di ricollocarsi, di riattivarsi a fronte di processi di cessazione, diciamo così, di determinati sistemi produttivi, e dovremmo farlo davvero con una grande capacità di presa in carico personalizzata. Questa è una sfida al momento, diciamo così, che il sistema, così com'è costruito, rischia di faticare a corrispondere. Il secondo punto che vorrei proporre, diciamo così, alla vostra attenzione, anche risottolineando alcune cose che ho ascoltato e che a me convincono, riguarda il fatto che, diciamo così, le politiche attive non sono politiche di natura meccanica, ecco, no? Cioè, molto spesso le trattiamo come, diciamo così, abbiamo uno strumento e lo strumento magicamente schiaccia un bottone, è la DR, è la misura X, è la misura Y, e magicamente quel bottone in un qualche modo risolve la condizione di quella persona. Quindi io sono molto d'accordo che ragionare di politiche attive significa anche diciamo cambiare un po' il linguaggio comune delle politiche attive, non considerare i soggetti destinatari di politiche attive come i soggetti più sfortunati o emarginati o da emarginare, e significa anche costruire un sistema proattivo, incentivante, nel quale la persona, diciamo così, si senta accompagnata, supportata, ma anche valorizzata e premiata nella propria capacità, e quindi ribaltare un po' l'approccio, diciamo così, punitivo di alcune forme di condizionalità, proponendoci invece un terreno proattivo, insomma, e quindi anche di e anche sfidante, no? Rispetto ad alcune ad alcune tematiche. E dentro questo ragionamento credo che una delle questioni centrali che noi forse affrontiamo ancora poco sia quella della rilevazione dei bisogni delle persone, cioè il sistema, nel momento in cui deve costruire un sistema di risposte più forte rispetto a quello che ha costruito negli scorsi anni, ma anche più capace di rispondere in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, recuperando anche di vari territoriali e di genere e forse anche generazionali notevolissimi, deve assumere, diciamo così, un tema politico della rilevazione dei bisogni, cioè non lascerei solo ai soggetti che sono incaricati di definire determinate misure o di attivare determinate misure la lettura dei bisogni. Cioè, questo è un tema che noi dobbiamo affrontare, anche questo a livello, diciamo così, di governo del sistema, e sarebbe interessante che noi partissimo, diciamo così, anche nella identificazione delle misure più appropriate, della ridefinizione degli strumenti, del rafforzamento di alcuni strumenti. Sono stati citati l'assegno di ricollocazione, che è oggetto già oggi di una possibile ridefinizione, è stato citato questo tema del GOL, su cui avremo bisogno anche noi, diciamo così, di capire, di avere un coinvolgimento rispetto alla costruzione di questa risposta, ma è interessante, diciamo così, sarebbe interessante capire appunto riflettere sulla rilevazione dei bisogni complessivi e sull'intreccio, diciamo, di questi bisogni anche con con i bisogni, diciamo così, e le necessità proposte dal sistema economico. Non naturalmente, diciamo, lo stesso sistema economico che noi avevamo prima della pandemia o che ci troviamo nella pandemia, ma i fabbisogni e le riflessioni del sistema economico e del sistema sociale che noi vogliamo
costruire fuori dalla pandemia. E quindi davvero questo significa, dal mio punto di vista, superare un senso di negatività che accompagna un po', diciamo così, le politiche e queste politiche. La terza sottolineatura che vorrei fare riguarda il rapporto fra la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, e a cui aggiungerei un tema, e il rafforzamento appunto delle politiche attive. Io la provo a dire così: noi non dobbiamo fare una riforma degli ammortizzatori sociali per rispondere alle criticità che abbiamo visto nella pandemia. Dobbiamo fare una riforma degli ammortizzatori sociali per rispondere, diciamo così, alla capacità del sistema di protezione di affrontare delle trasformazioni strutturali che non hanno precedenti, e anche per affrontare dei ritardi e delle differenziazioni che non rispondono a carattere di giustizia, che la pandemia può avere evidenziato ma non ha determinato. Quindi questo è un punto politico, insomma, su cui non c'è una visione ancora comune, diciamo così, delle parti sociali, ma credo non ci sia una visione ancora comune della politica. Lo dico perché io credo che noi avremo bisogno di più anche ammortizzatori passivi, ma non perché siano passivi, cioè avremo bisogno di accompagnare con interventi di riduzione dell'orario del lavoro, di ammortizzatori accompagnati e sostenuti da un forte intervento formativo, ma che sappiano accompagnare e tenere collegati i lavoratori alla ridefinizione, alla riorganizzazione dei sistemi produttivi. E questa sarà una fase lunga per due ragioni. Una, diciamo così, perché siamo di fronte a trasformazioni del sistema produttivo proposte dai stessi assi della digitalizzazione, piuttosto che della innovazione ambientale, piuttosto che dei processi di inclusione fortissimi. Cioè, noi avremo posti di lavoro che non ci saranno più e dovremo inventarci nuovi posti di lavoro in ambiti che oggi non sono presenti, e dovremo rafforzare quegli ambiti perché propongono un modello di sviluppo più positivo, insomma, rispetto alla transizione energetica e alla transizione ambientale. Ma abbiamo bisogno di strumenti forti per affrontare una transizione lunga, anche perché sono andati in difficoltà in questo anno, e saranno in difficoltà per molti mesi, settori che invece negli ultimi 20 anni avevano assorbito una parte del calo del lavoro del sistema manifatturiero. Lo avevano assorbito con un lavoro che non aveva le stesse caratteristiche di continuità, non aveva le stesse caratteristiche di ore lavorate. Lo denunciamo da 10 anni, no? Che anche la ripresa dell'occupazione, che fortunatamente avevamo cominciato a vivere dopo, diciamo, la grande crisi del 2008-2011, non era una ripresa di lavoro però che aveva le stesse caratteristiche del lavoro precedente. La combinazione di questi due fattori rende necessario non solo il fatto di rendere maggiormente universale e quindi accogliente un sistema di protezione che la pandemia ha reso evidente, ha lasciato fuori quelli più deboli nel mercato del lavoro, cioè i soggetti più fragili sono quelli che non sono stati coperti, ma rende evidente che questa transizione avrà necessità di un periodo lungo, per cui io credo che noi faremmo male, diciamo così, a leggere anche noi l'investimento necessario nelle politiche attive come un investimento, diciamo così, che ripaga da quello che viene considerato un eccessivo investimento nelle politiche passive. Passive e attive devono viaggiare insieme e devono avere alcuni assi, diciamo così, di lettura condivisa e di strumenti condivisi che accompagnino i lavoratori, certo nella transizione dentro il mercato del lavoro, ma anche che sappiano
proteggere e salvaguardare la continuità del lavoro che c'è. E questo è un punto, diciamo così, su cui noi abbiamo posto molta attenzione anche nelle valutazioni del PNRR. Quando affrontiamo questo ragionamento non possiamo non affrontare anche un ragionamento sulla qualità del mercato del lavoro e la qualità del sistema economico e produttivo. Cioè non possiamo pensare di proteggere, rivedere i sistemi di attivazione, quindi anche di valorizzazione, crescita delle competenze, anche delle capacità di muoversi nel mercato del lavoro, se non facciamo un'analisi di che cos'è diventato, di com'è oggi il nostro mercato del lavoro. E quindi affrontare il tema della eccessiva precarizzazione dello stesso, delle eccessive forme di appunto tipologie di come si sta nel mercato del lavoro, significa fare un ragionamento che non è scollegato dalle politiche attive. Lo dico perché ad esempio sull'assegno di ricollocazione rimane un tema che noi prima o poi dovremo affrontare, che riguarda ad esempio il tema dell'offerta congrua, cioè quando è che noi consideriamo congrua un'offerta fatta, diciamo così, a un lavoratore? È uguale per tutti un'offerta congrua? Davvero possiamo pensare che quando offriamo un contratto a tempo determinato di 2 o 3 mesi o l'attivazione di un tirocinio abbiamo risolto quel problema? Quindi noi abbiamo bisogno non solo di innalzare le competenze, sfidare, diciamo, il sistema a una crescita e una valorizzazione, ma abbiamo anche bisogno di strutturare, diciamo così, un mercato del lavoro nel quale il lavoro di qualità, riconosciuto, ben retribuito, anche stabile, diciamo così, nella sua realizzazione, sia uno dei fattori sfidanti, diciamo, quello che noi consideriamo il cambio del modello di sviluppo. Quindi naturalmente questo significa che tanti soggetti che stanno nel coordinamento delle politiche attive, ognuno per la sua parte, devono rafforzare i meccanismi di cooperazione e di collaborazione e non di competitività che hanno caratterizzato molto gli ultimi anni, e questo significa naturalmente per noi occuparci anche della qualità del lavoro di chi materialmente si occupa tutti i giorni di politiche attive. Non è un caso che noi abbiamo dedicato non solo al tema della stabilizzazione e del rafforzamento, la stabilizzazione dei lavoratori che stanno dentro il sistema delle politiche attive, c'è un processo, insomma, che si sta compiendo con lentezza, con fatica, che riguarda i centri per l'impiego, che andrebbe diciamo così accelerato, rafforzato. C'è un tema che ha riguardato il sistema di ANPAL servizi, su cui fortunatamente stiamo arrivando a un buon processo di stabilizzazione di quei lavoratori. Ci sarà il tema che in questa fase, diciamo così, abbiamo parzialmente risolto con la proroga dei contratti dei navigator, ma che riguarderà, diciamo così, nel lungo periodo come noi valorizziamo le competenze di questi lavoratori dentro il sistema delle politiche attive. Ma naturalmente c'è un tema anche di come lavorano questi soggetti, e da anni ci occupiamo, diciamo così, della costruzione di un linguaggio informatico comune. Ci dovremmo occupare anche delle dotazioni strutturali, no? Insomma, non solo materiali ma anche strutturali dei luoghi. E giustamente, come veniva sottolineato prima, c'è un tema fortissimo che riguarda la effettiva esigibilità dei livelli delle prestazioni che sono stati definiti. Noi oggi non siamo in grado di avere un sistema di LEP effettivamente esigibile su tutto il piano nazionale. Allora forse dovremmo partire proprio da questi punti, cioè partire dalla valorizzazione, dalla
rafforzamento dei centri per l'impiego è uno dei punti fondamentali. Naturalmente noi abbiamo dedicato molta della riflessione di oggi, voi avete dedicato molta della riflessione di oggi, secondo me opportunamente, al tema della centralità delle politiche formative, no? Che è un tema diciamo al quale la nostra organizzazione, l'area sviluppo, sta dedicando, come dire, un grande lavoro, un grande sforzo non solo di elaborazione ma soprattutto di proposta, perché naturalmente i dati sono quelli che avete evidenziato voi: un terzo della popolazione non possiede adeguati livelli di comprensione della scrittura e del calcolo, abbiamo livelli di partecipazione al sistema di istruzione molto, molto bassi, e naturalmente per noi rispondere, diciamo, a processi di cambiamento strutturale significa innanzitutto definire una strategia che garantisca un adeguato supporto a questo, a questa trasformazione, a questo cambiamento. Quindi significa definire un sistema di apprendimento permanente, significa ragionare di diritto soggettivo a questo apprendimento permanente, significa, mi è piaciuta molto l'affermazione di Renato, significa educare la società al fatto che anche in età adulta si può partecipare proficuamente a percorsi di istruzione, significa anche avere la consapevolezza che per fare questo serve un sistema di istruzione altamente qualificato e che riparta da alcuni principi che noi proponiamo da molto tempo, come l'innalzamento dell'obbligo di istruzione. Significa soprattutto considerare l'istruzione, la formazione come elementi di costruzione della cittadinanza e quindi non solo elementi che debbano rispondere a una logica di mercato, diciamo così, calata sull'oggi, perché sennò noi rischiamo di fare un'operazione di valorizzazione importante delle competenze e dei livelli di istruzione e di competenze appunto dei lavoratori e delle lavoratrici, ma rischiamo di non cambiare l'asse, diciamo, della qualità del modello di sviluppo del paese. Questi sono tutti temi sui quali, come dire, c'è un grande lavoro dell'organizzazione, continuerà, credo, ad esserci un grande sforzo, non solo appunto di elaborazione, ma anche di costruzione di vertenzialità e di cambio dello scenario politico. Credo anche che le riflessioni che molti di voi hanno posto rispetto all'intreccio di strumenti molto diversi, insomma, debba essere posto la nostra attenzione, lo abbiamo fatto nella riflessione sugli ammortizzatori sociali. Credo che ragionare, diciamo così, anche dei cambiamenti che devono essere portati al reddito di cittadinanza, non pensando che tutti gli adulti in età lavorativa possano essere, diciamo così, reinseriti immediatamente nel mercato del lavoro, ma soprattutto non pensando che la risposta a una condizione di povertà sia immediatamente o automaticamente l'accesso, diciamo così, l'incroce, quindi una possibilità di offerta nel mercato del lavoro, e quindi sono tutti temi insomma, sui quali noi credo rifletteremo compiutamente e proveremo a costruire una risposta, una proposta, ecco, dell'organizzazione in grado, diciamo così, di indicare delle linee direttrici e di indicare, diciamo così, la costruzione di un sistema appunto più integrato fra politiche passive e politiche attive, ma che siano appunto in un disegno riformatore complessivo che abbia al centro il lavoro di qualità, un cambio del modello di sviluppo e quindi anche un rafforzamento del sistema economico e delle politiche sociali e quindi delle politiche dello sviluppo, e naturalmente anche una revisione del sistema e dell'attuale mercato del lavoro anche in termini di tipologia. Credo che i vostri contributi saranno tutti molto utili a questa nostra riflessione e quindi penso
penso che avremo modo non solo di ringraziarvi oggi, ma di continuare a rendervi partecipi, diciamo così, del nostro percorso, delle nostre riflessioni, sapendo che la sfida che si propone in questa fase al nostro paese è una sfida molto alta. Io, come dire, siccome nessuno di noi pensa che possiamo uscire quelli che eravamo prima e siamo tutti consapevoli della gravità, diciamo, del peso che la pandemia ha accentuato in termini di disuguaglianza, credo che a questa sfida noi e la nostra organizzazione non possiamo sottrarci. Quindi vi ringrazio molto, ai compagni e alle compagne delle strutture che ci stanno seguendo, sappiano che i materiali verranno messi a disposizione dell'organizzazione e avremo modo di continuare e di sviluppare queste nostre riflessioni. Davvero grazie a tutti per la disponibilità e soprattutto per la qualità dei contributi che hanno dato alla nostra discussione. Grazie a tutti, è un'iniziativa secondo me importante, ne faremo altre, l'ha annunciato Tania. Solo per ricordarvi alla fine che il tutto è stato registrato e se volete riascoltare lo trovate su collettiva.it. Buon pomeriggio e ancora grazie. Ciao.